presento Roberto Cuda, che invito ad avvicinarsi qui da noi. Eccolo qui. Roberto Cuda, se non lo conoscete già, perché nel mondo 5 Stelle è abbastanza conosciuto, ha già partecipato a varie nostre iniziative, è un giornalista d'inchiesta, ha scritto alcuni libri molto interessanti, fra cui quello che ha portato qui oggi per chi di voi fosse interessato ad acquistarlo, Anatomia di una grande opera. Avete già capito di cosa parliamo, parliamo di grandi infrastrutture lombarde, grandi speculazioni, fiumi di denaro sprecati per opere che non servono al territorio. Grazie. Ok, grazie. Allora, io vado un po' velocemente per titoli perché il tempo è poco e diciamo c'è parecchia carne al fuoco. Mi interessa soprattutto disegnare un po' lo scenario per sommi capi, sia a livello nazionale che a livello regionale, e dare, diciamo, qualche chiave di lettura anche dell'attualità, perché oggi i riflettori sono puntati su Pedemontana Lombarda, che è tuttavia... Pedemontana non è evidentemente un problema di oggi o di ieri, ma ha una storia, no? Quindi Pedemontana se ne parla dagli anni 50 addirittura, cioè quando la regione Lombardia era infinitamente meno infrastrutturata e meno urbanizzata di oggi. Pedemontana SPA è dell'86, quindi questo vuol dire che in 30 anni di storia questa infrastruttura non ha trovato un finanziatore. E quindi raccontare la storia di Pedemontana, ma potremmo dire di Brebemi, della tangenziale esterna, della Tirreno-Brennero, della Cremona-Mantova, della Broni-Mortara, se mai si farà, insomma vuol dire raccontare un po' la storia dei grandi appalti nel nostro paese. E sono tutte infrastrutture, e qui vengo, diciamo, un po' al nocciolo della questione, che sono ancora regolamentate dalla famigerata legge obiettivo. Legge obiettivo, sappiamo più o meno di cosa stiamo parlando, quindi una legge quadro, una specie di grande contenitore, è stato varato nel 2001 dal governo Berlusconi con l'obiettivo appunto di rilanciare le grandi opere nel nostro paese. È un contenitore, quindi ogni governo, ogni anno, diciamo, i rispettivi governi allungavano la lista. Quindi oggi siamo arrivati a circa 418 nuove infrastrutture per un totale di 360 miliardi, questa è l'ultima stima, di cui abbiamo realizzato meno del 10% naturalmente. Ecco, abbiamo detto tutto sulla legge obiettivo, quindi una legge criminogena, è una legge che, insomma, perché è stata fatta? Per velocizzare, quindi il valore aggiunto di questa legge che definisce delle procedure semplificate per le cosiddette opere strategiche, cioè quelle che sono importanti per la crescita e per lo sviluppo del paese. Quindi vuol dire procedure più snelle, più veloci, soprattutto in sede di valutazione ambientale. 18 aprile 2016 entra in vigore il nuovo codice appalti. Quindi tutto risolto? Ok, la legge obiettivo è stata archiviata? Sì e no, è stata formalmente archiviata, di fatto c'è un regime transitorio di manica larga, no? Scusate se io sarò un po' didattico, no? Però cioè, mi interessa fissare alcuni passaggi poi per valutare meglio un po' quello che sta succedendo. Legge obiettivo è stata archiviata? Sì e no, lo è stato formalmente, di fatto c'è un regime transitorio, come ho detto, dalle maglie larghe, perché intanto ci sono delle obbligazioni cosiddette giuridicamente vincolanti, cioè ci sono delle operazioni con cantieri aperti, con contratti già firmati, e quelli dovranno proseguire. E poi c'è un bacino molto ampio di infrastrutture che hanno già avuto un passaggio al CIPE, che hanno già intrapreso il percorso di valutazione ambientale e che potrebbero essere ripescate. Quindi tutte quelle opere che prima del 18 aprile 2016 hanno iniziato un iter, diciamo, tutte, diciamo, le varie fasi decisionali.
parliamo di tanta roba, sono 150 miliardi di euro. Ecco, tutto questo per dire che la legge obiettivo è viva e viene da dire lotta con noi o contro di noi. Perché è importante questo passaggio? Perché stiamo parlando di infrastrutture, allora diciamola un po' bruscamente, un po' campate per aria, cioè infrastrutture che non hanno avuto una valutazione costi-benefici indipendenti, perché in Italia le valutazioni costi-benefici le fa il concessionario, quindi le fa la società di progetto, cioè quella che costruisce e gestisce l'infrastruttura. C'è qualche problema, no? In questo schema. Quindi non c'è un ente indipendente che ti dice sì, l'opera serve, funziona, risponde a dei bisogni reali. Quindi, ma c'è il concessionario che paga delle società per fare queste valutazioni. Cioè come se l'oste, no? Cioè, andiamo a chiedere se il vino è buono all'oste, no? In qualche modo. Non c'è mai stato un piano nazionale dei trasporti, se non, come dire, un po' di anni fa. No, quindi stiamo parlando di infrastrutture che sono sganciate da una pianificazione. Questo è un passaggio importante, cioè in Italia non si fa pianificazione in tema di infrastrutture. Sono tutte opere, come dire, soggette a una opacità, quindi non c'è trasparenza. Tutti i documenti che contano, convenzione, piano finanziario, analisi costi-benefici, sono tutti segretati. Quindi non sono documenti che non sono consultabili, non sono accessibili. Soprattutto le valutazioni costi-benefici. No, quindi noi dovremmo sapere come sono state fatte le valutazioni, con quali criteri, con quali formule, anche per contestarle, anche per dire magari da parte di esperti indipendenti, dire no, guardate che c'è qualcosa che non funziona. Quindi quanti scempi, diciamo così, avremmo evitato se ci fosse stata trasparenza, no, lungo tutta la filiera. Ecco, così non è. Forse una delle cose che noi dovremmo chiedere, e chiedere davvero a gran voce, è la trasparenza totale su tutta la filiera, quindi dal progetto alla valutazione ambientale, alla valutazione costi-benefici, i piani finanziari, le convenzioni, cioè deve essere tutto in chiaro, accessibile, verificabile, consultabile, e così non è. Quindi, come dire, noi ci troveremo di fatto nei prossimi anni una gran quantità di infrastrutture che non sono state valutate nel modo giusto, quindi che non fanno parte di una pianificazione strategica, e quindi, come dire, ce le dovremo gestire e le dovranno gestire le generazioni successive. Veniamo alla Regione Lombardia. Regione Lombardia dal settembre scorso ha varato il piano regionale dei trasporti, quindi cosa di per sé buona, no? Perché è una buona notizia, quindi mancava dal 1982, poi però se noi lo consultiamo, lo sfogliamo e ce lo leggiamo, insomma, diciamo che forse fatto così forse era meglio non farlo. È una lettura interessante, io direi, mi viene da dire quasi, diciamo, dal punto di vista clinico, no? Perché c'è una specie di schizofrenia tra cioè se noi leggiamo la valutazione ambientale strategica legata al piano, troviamo un sacco di cose condivisibili, no? Quindi cose che le associazioni ambientaliste ripetono da anni, no? Quindi ci dicono che negli ultimi 15 anni è aumentato l'utenza del trasporto su ferro, è aumentato in modo consistente, è diminuito l'uso dell'auto, quindi è diminuito il trasporto su gomma, il trasporto privato su gomma. Addirittura ci sono laddove, cioè nelle zone dove è migliore il trasporto pubblico, c'è un tasso minore di motorizzazione,
Quindi vuol dire che la gente è disposta addirittura a rinunciare all'auto se c'è un servizio che funziona. Cioè, quindi tutte cose che noi dicevamo, che noi, insomma, chi si occupa di questi problemi, insomma, diceva da tempo. Poi però leggiamo il piano, quindi allora, se queste sono le premesse, allora quali saranno gli investimenti della Regione Lombardia? No, trasporto su ferro, trasporto locale, opere utili, snelle, condivise, come dice il Ministro Delrio. E invece no, quindi troviamo che su 33,5 miliardi di investimento complessivo il 52% va ancora al trasporto su gomma, quindi strade e autostrade. Tutto il resto, cioè 15 miliardi, vanno al trasporto su ferro, di cui, attenzione, però metà, più della metà di quella cifra va all'alta velocità. Quindi alta velocità, appunto, per Milano-Verona e Milano-Genova. Allora, questo è lo stato dell'arte, quindi è stata fatta una scelta strategica. Ok. L'investimento in autostrade è di circa 10 miliardi. Quindi 10 miliardi vuol dire 330 chilometri di nuove autostrade su 715 di dotazione esistente, cioè vuol dire un aumento quasi della metà delle autostrade. Attenzione, stiamo parlando della Regione Lombardia, quindi Regione Lombardia è la terza regione in Europa per densità autostradale, quindi non c'è un gap infrastrutturale, cioè in Lombardia le autostrade ci sono e sono tante, ma non c'è nemmeno a livello nazionale. Quindi 330 chilometri di nuove autostrade, 10,9 miliardi, di cui 3 miliardi e mezzo pubblici. Quindi verranno da Stato, Regioni, ANAS. Ecco, questo teniamolo a mente, no? Poi quando ci dicono che mancano i soldi per questo, per quello, eccetera, eccetera. Ecco, io ricordo che su lo Stato, cioè Stato e Regione, hanno messo 1,950 miliardi su tre autostrade, che si chiamano Pedemontana, Brebemi e Tangenziale Esterna, che diciamo che non sono deserte, ma insomma sono fortemente sottodimensionate rispetto alle previsioni. Quindi noi abbiamo dato soldi per sostenere l'investimento di Gavio, di Pizzarotti, delle cooperative, eccetera, eccetera. Né più né meno. Quando basterebbe 1,5 miliardi, ce l'ha detto ieri perfino il Presidente Maroni, no? E questo è un calcolo che insomma gira da parecchio tempo, cioè 1,5 miliardi per sistemare i treni locali. Quindi per rinnovare il parco dei treni locali, quindi materiale rotabile, e sistemare le linee più deboli, no? Quindi adesso si parla della Milano-Mortara, ma non c'è solo quella, insomma, cioè l'odissea dei pendolari è nota. E insomma stiamo parlando di 700.000 persone che ogni giorno prendono le ferrovie locali, quindi non è poca cosa. Ok. Ed è il caso di ricordare, e qui lo dico, insomma, lo dico a margine, che l'anno scorso è stato aperto il tunnel ferroviario del Gottardo e nel 2020 verrà aperto quello del Ceneri. Quindi vuol dire che nei prossimi anni su Regione Lombardia verrà scaricata una quantità di treni, merci e passeggeri come non c'è mai stata, no? Quindi ci saranno c'è almeno un centinaio di treni giornalieri in più tra passeggeri e merci, in gran parte treni merci, per un totale di circa 400 convogli al giorno che verranno sulla regione, verranno, come dire, sulle nostre infrastrutture, no? Quindi, come dire, avranno bisogno di essere di strutture viarie che funzionano. No? Quindi vuol dire potenziamento della Milano-Chiasso, della Luino-Novara, della Luino-Gallarate, no? E lì ci vogliono un po' di soldi, no? Cioè, si stimano circa 4 miliardi. Noi abbiamo messo 170 milioni che sono appena sufficienti per adeguare le banchine, perché sono treni più lunghi e più pesanti. No, ecco, questo per dire come alla fine si fanno delle scelte, no? Cioè, abbiamo messo 2 miliardi su tre autostrade che non hanno traffico.
Ok. Io direi che sono, non so se sono ancora nei tempi, ma ok. Bene, grazie. Sì, no, ecco, mi viene da dire, sarebbe l'analisi, sarebbe ancora un po' più magari da approfondire sul perché si fanno certe scelte, questo sarebbe molto interessante. Il tempo non ce l'abbiamo, rimando a una lettura di un libretto che abbiamo scritto con di Stefano e di Simine, che è in fondo lì nel tavolo lì in fondo. E basta, quindi direi che lascio. Grazie.